La piccola orchestra che avete appena visto è composta da persone che hanno subito menomazioni a causa delle mine antiuomo. Ne abbiamo incontrate parecchie di queste orchestrine nella zona, come parecchie sono ancora le mine antiuomo inesplose che si trovano nei campi della Cambogia. Ed eccoci al Ta Prohm, per me il più stupefacente tra i templi di Angkor. Qui la giungla la fa completamente da padrono, tanto è vero che anche coloro che sono addetti al restauro hanno deciso di non toccare nulla perché ormai gli alberi fanno parte della struttura stessa e toglierli non è più possibile. Questo tempio si chiama Bayon ed è costituito da 54 torri, su ognuna delle quali sono scolpite 4 facce. Le torri rappresentano le province dell'impero del Laos all'epoca in cui fu costruito il tempio, quindi intorno al 1300, mentre le facce rappresentano le 4 virtù del buddismo: la bontà, la calma, la compassione e la carità. Thank you.
Siamo in navigazione sul lago Tonle Sap. Questo lago si trova a circa una ventina di chilometri dalla zona dei templi di Angkor. Qui vive una comunità che si dedica soprattutto alla pesca. Infatti ogni tanto vedrete delle grandi gabbie e all'interno delle persone che sbattono le reti per poter recuperare i pesci che vi sono rimasti impigliati. Friends shaking and singing, how do you do?